La storia di Villa Saletta comincia con gli Etruschi, tutto il paese è scavato sotto, però il primo documento ufficiale che parla di questo villaggio è del 980 d.C. 980? 980 con l'arrivo della famiglia dei Gambacorta, che insediano questa torre con la villa accanto e da qui Villa Saletta. Ci sono stati quasi 400 anni di dominio di questa famiglia, fino a che arriva Firenze, le terre di Pisa, e queste grandi latifondi vengono in parte destinate alle famiglie fiorentine. In particolar modo qui arrivano i Riccardi, i Medici Riccardi, famosi, insomma, banchieri dei Medici, che non erano altro che in realtà banchieri inglesi, erano i The Richards. Sono stati loro che hanno creato questo villaggio così com'è, con un concetto umanistico anche sui lavoratori, sulla popolazione, sul modo di vivere. Era una sorta di villa patronale immersa nel mondo agricolo dei coloni, insomma una vera e propria economia circolare. È stato così per tantissimo tempo, per quasi 400 anni. E menzione di Villa Saletta c'è anche nei Musei Vaticani, c'è un affresco in cui tra Firenze e Roma e Siena c'è un piccolo puntino con Villa Saletta. Una cosa, questa ci dà abbastanza orgoglio, certo. Anche a riprova della potenza di questa famiglia legata ai Medici, ma che poi si era saputa anche creare un suo spazio. A che anno siamo arrivati? Siamo arrivati più o meno a metà del 1800. I Riccardi, che erano molto legati alla chiesa, infatti qui ci sono tre chiese, ci sono due chiese evidenti fuori e una piccola cappella all'interno della villa, avevano un ultimo discendente che mi sembra fosse Gabriello, che non era così amante delle donne, e la casata si estingue. Si estingue più o meno nel 1850 e da lì un po' di passaggi fino ai Gambacastelli, che erano un ramo, diciamo, di nobiltà più vicino. E i Gambacastelli ci sono stati fino a poco tempo fa. Nel 2000 l'azienda era, diciamo, più o meno come ora, e arrivò la nuova proprietà, che è nuovamente una famiglia inglese, come lo erano i The Richards. Questi invece si chiamano Hans, e hanno un po' lo stesso impulso di restauro, di ricreazione del mondo agricolo, di creazione anche di qualcosa a livello turistico, con il recupero di tutto ciò che c'è o che c'era. O che c'era, ma soprattutto sono anche grandi appassionati di vino. Estimatori di tutti i vini, principalmente dei tagli bordolesi e del Sangiovese. La storia di Villa Saletta riparte e riparte dal vino. Lo possiamo... Assolutamente. Fantastico. Vino era, vino torna. 980 da Magnum. Quante Magnum sono? 980. Perfetto. Oh, ci credete in questa data, eh? Ci crediamo. Avete dato il nome al vino. Certo, sì, sì. Immagino il vino più importante. Questo è il vino principale, è una selezione di Cabernet Franc dalla zona delle colline, circa 200 metri sul livello del mare, un'unica zona, insomma, per il Cabernet Franc in cui facciamo tantissima qualità. 100% Cabernet Franc. 100% Cabernet Franc, fermentazione integrale in barrique, e affinamento in grandi tonneau di legno francese e ungherese. Si sente la parte varietale del Cabernet Franc, ovviamente distintiva, molto sì. Tipica, ma un Cabernet Franc che ha tutta l'essenza di questi territori qua. Sì, è un Cabernet Franc con un richiamo vegetale, ma non è quello che, insomma, predomina. Più che altro sono i frutti, piccoli frutti, e questa balsamicità che è proprio di questi suoli. Ecco, quindi è proprio il nostro terroir. Questo. Molto bello, sfaccettato, anche un tocco mediterraneo. Fantastico. Dal borgo alle vigne, le abbiamo citate ed eccoci qua. Sì, questa è una nuova zona di Villa Saletta, che in realtà è una vecchia zona, perché si trova il disegno di questa vigna in un libro chiamato Il Cabreo del 1700, in cui c'era proprio disegnato un vigneto. I Cabrei erano questa sorta di mappe notarili, no?
Erano un registro aziendale in cui veniva disegnato e registrato tutte le coltivazioni e i beni di ogni podere. Questo è chiamato Piaggia come area, è un terruare unico in tutta l'azienda, diciamo che ci sono 5 aree e di questa è una di queste 5 che abbiamo recuperato. Quindi ecco, è proprio una sorta di vecchio passaporto agricolo che testimonia che c'era una produzione agricola. La cosa che mi piace molto è questo bel mix tra bosco, tante querce, la vigna, quindi molta biodiversità. Una caratteristica della nostra azienda è proprio questa, cioè di non avere una monocultura, ma avere un grande mosaico agricolo in cui la vigna è inserita nel bosco, a limitare della... fondovalle, per esempio, ci sono i pioppi, ecco, però ci può essere l'oliveta, ci può essere il seminativo. Questo, secondo me, aumenta la biodiversità e forse migliora anche il vino alla fine. Beh, ci piace pensare che sia così. Senti, vi occupate voi anche della tutela del bosco? Sì, stiamo facendo un grande recupero, cominciato nel 2016, è un piano che dura 20 anni di taglio. Ora, taglio detta così sembra una parolaccia, in realtà è un recupero dei versanti mantenendo le piante madri. E questo aiuta, diciamo, il bosco in due modi. Prima di tutto dal punto di vista della vegetazione, che non va a morire, ma si rinnova. L'altro punto è che, essendo una zona molto antica dal punto di vista geologico, essendoci stato il mare, è molto fragile. Tanto peso del bosco va a provocare frane o movimenti del terreno che non sono utili. Ecco, in questo modo, facendo il taglio, manteniamo i versanti come sono e riscopriamo anche una viabilità che è molto antica. Questo è un altro lavoro che stiamo facendo. Hai detto una cosa che mi fa pensare. Qui c'era il mare, sì, e quindi i vini sono, in qualche modo, sì, rispecchiano questo aspetto. Cioè, una grande sapidità, una grande mineralità anche. Piaggia sembra in questo momento una grande spiaggia, in realtà è solamente un piccolo strato di sabbia, sotto si trova una grande diversità di suoli. Quindi il mare sì, però ecco, un mare un po' diverso dal solito. E la sapidità c'è. Beh, questo esce dalla vigna. Questo è proprio sparso nel vigneto. Diciamo che questa zona è ricca di alberese, però poi trovi questi minerali con questi layer di ferro. Questo è ferro? Questo sono strati ferrosi. Infatti non so se ci hai fatto caso, tende un po' al rosso come area, quindi è ricca, molto ricca di questo minerale. E poi, a testimonianza proprio della presenza del mare, altre pietre ricche di concrezioni. Tipo questa, per dire? Tipo questa, che è un pezzettino di ostrica. Ma dai, che poi ostrica? Sì, che poi li trovi anche sotto, insomma c'è l'impronta anche, vedi? Quindi suoli anche ricchi di carbonati che si disintegrano con il passare dei secoli, dei millenni, e vanno a creare questo sottosuolo ricco di minerale. A questo punto, cioè, bisogna sentire cosa viene da questo terreno. Assaggiamo. Questo è il Chianti Superiore. Questo è il Chianti Superiore, che è basato prevalentemente sul Sangiovese. Il nostro progetto di Chianti Superiore è il Sangiovese. Certo. Con un piccolo saldo di Cabernet Sauvignon e Merlot. Che sono le altre due uve su cui comunque qui voi scommettete. Sì, certo. Sì, sì, sì. Sono, diciamo, l'altra faccia del Sangiovese, il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Cabernet Franc. Beh, Chianti Superiore è tutto in freschezza. Gioca molto su queste note di frutta fresca e freschezza, si sanno, c'è una bella acidità. Il Sangiovese ha questa nota proprio salmastra, anche un po', e una nota di terra però fresca, ecco, umida. A corpo, avvolge, alle sue morbidezze, ecco, però questo finale bellissimo, tutto giocato dopo la freschezza, tutto giocato sulla sapidità. Sì. C'è questa bella nota intensa sapida, che poi è interessante perché spinge il sorso verso veramente una bellissima profondità. Condivido la tua
la sua degustazione, perché effettivamente è un vino che fa piacere bere e ribere, proprio per questa caratteristica. Anche con questo voi uscite con lo stesso millesimo delle altre selezioni. Tutti i vini escono dopo 5 anni. A confermare che sono tutti vini importanti per voi. Sì, tutti piazze core, come si dice a Napoli. Sì. È secondo noi il momento giusto per berlo, ecco, non perché vogliamo aspettare per aspettare, è proprio il momento in cui il vino si esprime al meglio. David, qui siamo veramente al centro di una meraviglia. C'è una vigna tutta intorno a noi e poi addirittura con una coda. È una stella cometa. Una stella cometa? Sì, questa è la vigna. Io pensavo, visto che ho visto le conchiglie, invece la spirale proprio della vigna. Sì, potrebbe richiamare anche la conchiglia. È la vigna del Torrino, questa è la nostra vigna storica di Cabernet Sauvignon, tra l'altro, piantata la prima volta nel 1840 con lo stesso disegno. Quindi anche veramente una vigna storica per questo posto qua. Sempre stata una vigna circolare poi, tra l'altro, e era piantata con l'uva francesca, quindi in realtà l'uva francesca era Cabernet e il Cabernet è continuato fino a oggi. Quindi 180 anni di storia di Cabernet. Quanto è grande? Perché è difficile anche da capire le proporzioni. È circa un ettaro, quindi questo è proprio un cru di Cabernet Sauvignon, una taglia giusta, ecco, insomma. E qui i terreni come sono, Davide? Allora, qui abbiamo un terreno che è molto variabile. La sinistra della testa della stella è su un suolo tufaceo, quindi anche più stressata dal punto di vista della vegetazione. Invece sulla destra siamo su un misto argilla-sabbia, ricco di conchiglie anche qua. Qui ci sono le ostriche, quindi un altro mare. E mentre la coda gioca sul prevalentemente sabbia e un pochino d'argilla. E sono suoli in parte marnosi, in parte sabbiosi. 100% Cabernet Sauvignon che vanno tutti nel Saletta Giulia, giusto? Che vanno nel Saletta Giulia col Cabernet Franc. Col Cabernet Franc, perfetto. Beh, Davide, assaggiare il vino in mezzo alla vigna che l'ha prodotto è una delle cose più belle. È un bel lusso, eh? È un bel lusso. Ecco, questo è il nostro Giulia che viene fermentato in barrique e il 40% di questo taglio deriva dal Cabernet Sauvignon del Torrino. Come abbiamo detto. Il resto da una vigna che è qua davanti, che è sempre un cru di Cabernet Franc. È interessante perché i due varietali ovviamente si sentono, però non prevarica l'aspetto proprio primario. È come se ci fosse tanto altro che arriva proprio da questo territorio qua. Sì, devo dire che il territorio si sente, il modo però di vinificarlo lo preserva, perché la fermentazione integrale è un tipo di fermentazione che preserva proprio la parte aromatica più primaria. Questo lo stiamo bevendo a un po' di anni dalla vendemmia, ma ancora un'integrità incredibile, una freschezza, sì, sembra sì, un vino sì. Appena fatto. Sembra un vino di un paio d'anni, non di più anni. E ha questo frutto proprio evidente, con una nota di legno leggera che diciamo mantiene il colore e i profumi stessi. E poi ecco, facilita la beva, no? questa freschezza. E anche qui la nota che ho visto, ho sentito in tanti vini di Villa Saletta, la nota bella di sapida finale, sì. Questo finale di sorso che allunga. Il nostro suolo continua a esprimersi, no? Il mare c'è sempre stato anche qua, qui cambiano le conchiglie però poi il mare viene fuori lo stesso. Ultima cosa che dico, la trama tannica, sì. Favolosa, grazie. Perché è delicato, un tannino presente ma molto preciso che fa da un ritmo proprio a tutta la beva ed è integrato col resto della materia. Davvero buono. Davide, dalla vigna alla cantina. Spiegami tutto. Sì, allora il processo di produzione è molto semplice, è una sorta di gioco a tennis. La fermentazione avviene nell'altro stabile con le vasche in acciaio e i tini in legno. Una volta finita la fermentazione veniamo in queste due celle per l'affinamento in diversi contenitori, dalla botte alla barrica, al tonneau, anche alla ceramica ultimamente.
Il tempo di affinamento varia da un anno a due, dipende insomma dalla selezione che facciamo. Poi rimbalziamo nuovamente nell'altro edificio per l'assemblaggio e l'imbottigliamento e torniamo in questo edificio per l'affinamento in bottiglia. Diciamo che il vino è pronto quando secondo noi è veramente pronto, quindi ha bisogno del suo tempo e non passano meno di 4 anni, 4-5 anni prima che sia disponibile sul mercato. Ok, ti chiedo questa cosa che mi stavi accennando in vigna, fermentazioni in legno. Fermentazioni in legno per le selezioni, per tutte le selezioni. Per le uve internazionali facciamo una fermentazione molto speciale, chiamata fermentazione integrale. Apriamo e chiudiamo le barrique, è un processo che avviene a bassa temperatura per quasi 2 mesi. E il Sangiovese in parte fermenta in tino, quindi in tino di legno, e in parte fa fermentazione in acciaio. Perfetto. Nessun vitigno a bacca bianca, però dai rossi sì. Un rosato e una bollicina. Diciamo, i nostri bianchi sono rosati. E facciamo un rosato che è un assemblaggio delle 4 uve aziendali, il Sangiovese, il Merlot, il Cabernet Franc e il Cabernet Sauvignon. E dal Sangiovese facciamo un metodo classico, aspettando tanto, facciamo quasi 4 anni sui lieviti. Sempre qui in cantina lo fate? Sempre qui in cantina, la facciamo in questa stanza dietro di me, sulle pulpitre, con remuage a mano, come si dovrebbe fare lo champagne, tra virgolette. E quello è 100% Sangiovese? È un 100% Sangiovese. Rosato, dosaggio zero. Quindi è una cosa molto rispettosa dell'uva e del terroir. Voilà. 100% Sangiovese. Ho letto millesimo 2014, rosé ovviamente, sboccato quando? Questa è una sboccatura a febbraio 2020. 6 anni dopo la vendemmia. 6 anni dopo la vendemmia, ha fatto poi anche un altro anno e mezzo in bottiglia. E niente, ecco, insomma, è uno spumante basato sul Sangiovese. Sangiovese regge bene l'invecchiamento e con questo tempo di sosta sui lieviti acquisisce anche volume. Secco, un dosaggio brutto immagino. Sì, questo è un dosaggio zero, quindi ecco, c'è un piccolo residuo dovuto alla fermentazione e poi è uva, ecco, è l'uva e basta, è spumante. E da lì avete continuato a farlo nei millesimi successivi? Si fa, ecco, è un vino che viene fatto seguendo proprio il millesimo, non tutti gli anni, abbiamo fatto dal 2015, poi ci sono state 2 annate non proprio adatte allo spumante, siamo saltati al 2018. Quindi solo nelle annate migliori abbiamo il Sangiovese per lo spumante. Bellissimo naso, ancora carico di frutto, quindi di gioventù. Una bocca vibrante, tesa, carbonica in questo momento qua, impeccabile. Cremosa, morbida e con l'acidità del Sangiovese che si sente d'equilibrio. Io penso che questo rispecchi molto il vigneto da cui proviene, un vigneto su dei terreni argilloso-sabbiosi e il Sangiovese che ne deriva è un... Insomma, è sempre un Sangiovese che ha un frutto molto ricco di sapidità. Quindi, spumante che parte da un vigneto preciso. Che parte da una zonazione per lo spumante, ecco, non è una vendemmia verde, è proprio un pezzo di vigna dedicato a questa produzione. Complimenti. Grazie mille. Mi hai raccontato la storia molto affascinante, mi hai fatto vedere tutto il presente, a questo punto voglio sapere il futuro di Villa Saletta. Futuro prossimo perché siamo alle porte, quindi siamo un grande restauro di questo villaggio, di questo borgo, ecco, che diventerà una struttura di super ospitalità, il recupero di tutti i casali che sono sempre legati a questo villaggio, e quindi un turismo abbastanza diffuso nell'azienda e concentrato però qui nel paese, e un recupero dell'agricoltura anche e di tutto quello che gravita intorno a questo mondo antico. E il futuro del vino? Il futuro del vino è legato al turismo, chiaramente, legato e anche, diciamo, in parallelo. È un futuro che si divide un po' in due, il Sangiovese e i tagli bordolesi. E a questo punto io verso un bicchiere. Certo, ci sta. Saletta ci casca Riccardi. Bene. Saletta Riccardi, tra l'altro, è la nostra selezione di Sangiovese dalla zona sud dell'azienda, su delle marne argillose. È proprio un cru, quindi un ettaro
di vigneto dedicato al Sangiovese con un singolo clone, un vino che è nato per caso camminando in vigna, che il mio proprietario non aveva proprio nelle sue corde, e invece che ora insomma beve molto spesso e apprezza proprio il suo carattere toscano. E quindi qui c'è un bel po' di futuro di Villa Saletta. Qui c'è, secondo me, c'è passato e futuro, tutto legato insieme. Questo 100% Sangiovese. 100% Sangiovese, sì. Che si affianca agli altri vini che abbiamo bevuto. Che si affianca a tutto il resto, quindi ai vari Cabernet e Merlot anche. E il nome non poteva che essere Saletta Riccardi. Questo, non Richard, ma Riccardi. Riccardi, sì. Questo perché alla fine i Riccardi hanno lasciato un segno come Riccardi in Italia, in Toscana, a Villa Saletta in principal modo. Quindi ecco, un brindisi anche a loro. Brindisi sicuramente a loro e a questo futuro che sta per nascere. Salute!